Finora abbiamo parlato di atomi singoli, di elementi chimici, adesso parliamo di molecole. Le molecole sono atomi legati tra loro e in generale, per non stare sempre a dire che i gas a volte sono formati di atomi singoli, altre volte di molecole, si usa la parola particelle, quindi particelle vuol dire atomi oppure molecole. Qua ci sono diversi esempi, i gas nobili per esempio sono gas monoatomici, l'elio, il neon, l'argon. In questo caso una particella è un atomo singolo, questi sono tutti gli atomi in agitazione termica all'interno di uno di questi gas nobili. Ma esistono anche gas biatomici come l'ossigeno biatomico, l'idrogeno biatomico e l'azoto biatomico. E in questo caso le particelle sono fatte in questo modo, quindi due atomi legati tra loro. In questo caso una particella si intende una molecola. La stessa cosa per gas, qui ho sbagliato, devo scrivere triatomici, questo è un gas triatomico, l'anidride carbonica, e infatti è formata da un atomo di carbonio e due di ossigeno, è fatta in questo modo, quindi il carbonio e i due ossigeni formano una molecola che in questo caso è lineare, e queste sono appunto le molecole. Quando diciamo una particella di anidride carbonica intendiamo una molecola. Esistono poi gas triatomici come l'acqua, che però hanno una forma diversa, una forma planare, cioè su un piano. Infatti l'acqua non è una molecola lineare come l'anidride carbonica, ma è una molecola in cui l'ossigeno è legato a due idrogeni con un angolo che sappiamo essere di 105 gradi. È la molecola cosiddetta topolino, perché questo è l'atomo di ossigeno che è due volte negativo e questi sono i due atomi di idrogeni positivi. Se noi abbiamo una quantità d'acqua, può essere liquida o anche gassosa, abbiamo queste molecole e una di queste molecole è una particella, ciascuna molecola è una particella. Poi abbiamo anche gas che sono formati da molecole tridimensionali, come per esempio il metano. CH4 ha la forma di un tetraedro, il carbonio sta nel centro e ai quattro vertici ci sono i quattro idrogeni. Allora se abbiamo una quantità di particelle di metano, uno di questi tetraedri è una particella, quindi di nuovo una molecola. La diversa struttura delle particelle, quindi degli atomi o delle molecole dei vari gas, conferisce ai vari gas delle proprietà diverse a livello microscopico. Una cosa che studieremo sono i gradi di libertà, che rappresenta il diverso numero di movimenti indipendenti che può compiere una particella di gas. Per esempio un atomo singolo, quindi un gas monoatomico formato di atomi singoli, potrà soltanto traslare, e quindi vedremo che ha soltanto tre gradi di libertà, le tre traslazioni nelle tre dimensioni dello spazio x, y, z. Invece un gas biatomico, oltre che le sue particelle poter traslare, possono anche ruotare, hanno due rotazioni, lo vedremo meglio, quindi 5 gradi di libertà, tre traslazioni e due rotazioni. Invece i gas non lineari come la molecola d'acqua, come anche il metano, hanno 6 gradi di libertà perché hanno 3 traslazioni e 3 rotazioni. Poi esistono anche le vibrazioni che possono compiere i vari atomi all'interno della molecola, fino quindi ad arrivare a un numero di gradi di libertà anche di fatto come se fossero più di 6. Ora che abbiamo visto come sono fatte alcune molecole di alcuni gas, vediamo come si calcola la massa di una molecola, quindi la massa molecolare. Prima abbiamo visto come si calcolava la massa di un atomo, la massa atomica. La massa molecolare è l'immediata generalizzazione della massa di un atomo. Basta sommare le masse dei vari atomi che compongono la molecola. Facciamo un esempio, la massa della molecola d'acqua. La massa della molecola d'acqua si ottiene sommando le masse dei due idrogeni e la massa dell'ossigeno. Ciascun atomo di idrogeno ha la massa di una UMA perché ha un solo protone nel nucleo ciascun idrogeno, quindi due volte una UMA. Invece la massa dell'atomo di ossigeno è 16 UMA perché l'ossigeno nel nucleo ha 16 nucleoni. Quindi in totale la massa della molecola d'acqua è 18 unità di masse atomiche. Vediamo la massa dell'anidride carbonica, questa molecola è formata da un carbonio e due ossigeni, il carbonio ha 12 nucleoni nel nucleo,
perché quasi tutto il carbonio è carbonio 12 in natura, quindi il carbonio 14, l'isotopo più pesante, è presente con abbondanze molto, molto piccole. Quindi possiamo far finta che tutto il carbonio, per semplicità, sia carbonio 12. Allora la massa dell'intera molecola è la massa del carbonio 12, 12 UMA, sommata con la massa dei due ossigeni, quindi due volte 16 UMA, perché ciascun ossigeno ha 16 nucleoni nel nucleo, 16 UMA. Totale 44 UMA, vediamo che l'anidride carbonica è una molecola più pesante di quella dell'acqua, l'acqua è una molecola leggera. Vediamo il metano, CH4, quindi dobbiamo sommare la massa dell'atomo di carbonio, 12 UMA, più 4 idrogeni, 4 volte 1 UMA, quindi sono 16 UMA, il metano è un gas leggero. Qui è rappresentata la molecola come se fosse stesa su un piano, mentre invece è un tetraedro. Il fatto che la molecola dell'acqua sia tra le più leggere è il motivo per cui quando c'è brutto tempo, l'aria umida, allora c'è bassa pressione atmosferica. Infatti ricordiamo che la pressione atmosferica cambia di giorno in giorno in base all'umidità dell'aria. Quando l'aria è umida ci sono molte molecole di vapore d'acqua e il vapore d'acqua è formato da molecole leggere e quindi l'aria pesa di meno, è meno densa e quindi esercita una pressione atmosferica minore. Quindi bassa pressione vuol dire aria umida, cioè brutto tempo.